Fa wick. Allora, Fai wick. a proposito di comicità, volevo parlare un po' della Cosa comicità. c'entriamo noi, dici? Allora, voglio parlare un po' di Della cartoni. comicità nei cartoni che sempre di più portano avanti, diciamo, il Beh, lato comico, magari. i cartoni tentano, secondo me, molto spesso di essere comici. Questo in questo caso, questo film che esce il 18 di febbraio, è veramente molto comico, molto divertente. E devo dire che di cartoni drammatici ne ho visti abbastanza pochi. Beh, sì, Qualcuno c'è, qualcuno c'è, però comunque è magari racconta l'anomalia. una favola, così invece questo è Sì, no, proprio questo è molto E tra divertente. Beh, però è l'altro, pieno di sottotesto che esatto, lui ti adesso ti i fa. sottotesti di questo di Zootropolis, di questo cartone animato sono e dovete cliccare per andare a scoprire la pagina su FaWiki. No, cioè, Adesso tanti. voglio vedere come Che va sottotesti? a andare. Beh, no, è un film molto comico, è un buddy movie fondamentalmente. Per esempio, quando ci sono i film con anche polizieschi con due personaggi completamente uno diverso dall'altro, no? Però buddy movie che c'ha anche Una una morale be beh, sì, un bel senso profonda, della libertà, profondissima. perché a Zootropolis non ci sono più prede o cacciatori. A Zootropolis ognuno può essere quello che desidera essere, e anche una coniglietta che però desidera essere una poliziotta. Quindi comunque i poliziotti hanno bisogno di una stazza e di una loro imponenza, no? E invece lei, tutta piccina, sogna di far vivere la giustizia e, insomma, è una grande eroina disneyana, è una grande eroina disneyana. Io riflettevo su come Disney, siamo cresciuti noi, ma è cresciuta anche la Disney, quindi rispetto ai vecchi personaggi che potevano essere addormentate nei boschi meravigliosamente, grandi classici che aspettavano il principe azzurro, questa è una coniglietta bella tenace, insomma. E anche appunto dal punto di vista comico, appunto si è cresciuti in Fa un altro schiantare dalle livello. risate, Io fa da veramente quando ero ridere. bambino, io ho quasi 46 anni, da quando ero bambino ho sempre sperato di doppiare un nano dei sette nani e ho vissuto anche con Puccio? dei nani per un periodo lungo per cercare di. Adesso ho Perché tu. vissuto con le Ah volpi, sì? per fare un questa volpe ho cercato di fare Quanto tempo? 4 mesi. Che zona? Alto Adige, Fai della Paganelle, presente? Trento, quella zona lì. Sei stato E 4 mesi con le con le volpi per. volpi ho incamerato dati, ho cercato di recepire, di percepire, di capirle, perché va sempre lavorato così, perché io quasi tutti i personaggi che ho interpretato, ho fatto il Barbiere di Rio, sono stato per esempio quasi 8 mesi a Rio, per capire Giustamente. bene come facevano i parrucchieri là a Rio. E così ho fatto in Grecia, poi così ho fatto in Africa, e stavolta con le volpi ho voluto fare questo lungo periodo. Me l'ha chiesto la Disney, ho accettato volentieri, è stata una cosa molto interessante. Anch'io infatti sono stato un po' rimasto stupito perché il mio personaggio è a capo di un club naturalista, quindi gli animali a Zootropolis sono tutti vestiti, invece lui è questo club dove sono tutti nudi. E anch'io per calarmi nel ruolo, Ti sei spogliato? sì, per 4 mesi, proprio nella zona dove era lui, verso Trento, sono andato in giro così. Siamo stati assieme, lui, io vestito, lui nudo. E Grazie abbiamo portato a casa il della risultato. nostra Il film è professionalità. veramente molto divertente, te lo No, è un garantisco. film che fa molto ridere. Ora, Ora spero cerchiamo che. È un di. film per tutti, per tutte le famiglie. Io non credo che nessuno. Sicuramente i bambini no, ma nessuno si scandalizzerà a vedere degli animali nudi a cartoni animati, No. credo, Beh, anche perché non ho mai visto i vestiti neanche in giro no? gli A animali. Zootropolis li vedrete anche i vestiti. Perché Zootropolis è proprio una città. Io voglio la cittadinanza di Zootropolis. Per favore, mandatemi a Zootropolis. Voglio poter stare lì. Io anch'io andrei volentieri. Io voglio vivere lì, a Zootropolis. E vedrai la volpe che soddisfazione ti dà. Mamma mia, e tu vedrai un bue muschiato come a Ganso, che parla tutto così fantastico. Mamma mia. Prego, grazie A a te, te. scusa. Puntini, com'è Puntini. che era? Puntini, puntini, scoprite. Mamma mia, la salita è Scoprite. tremenda, È bella, a me piace. Ti piace? Te clicchi? Al 18 di febbraio. Grazie.